분들, sono Tiramisu. Oggi vorrei parlare di vitamina C, finalmente. Perché vitamina C è un ingrediente che è più ricercato nel 2020. E poi anche, non so, se uno o una che non è interessata a cosmetica, ma comunque avrete visto in giro tantissimo con vitamina C, un siero con vitamina C, crema con vitamina C, bla bla bla. E poi da anni che noi, comunque, come antiossidante, vitamina C, nessuno ha, no, dubbi, che funziona, che protegge, combattere ossidazione. Noi tutti sappiamo che di ossidazione è causa della nostra invecchiamento della pelle, invecchiamento cutanea. Cutaneo, come questo. Quindi qualcuno infatti diceva, noi non si invecchiamo, noi si ossidiamo nostra pelle. Da anni che l'industria cosmetica hanno capito che anche mettere direttamente vitamina C funziona, stimola la produzione di collagene e poi illumina la pelle. È proprio incarnato, in coreano tone up. Le ultime settimane ho usato questo prodotto, ho visto questo risultato. Proprio tu appena usi questo, io sentivo proprio wow, che liscia la mia pelle. E poi non dire che le mie macchie sono, non so, sono andate via, ma ho visto che tipo la pelle proprio illuminava. Per cui io vorrei parlare di questa vitamina C oggi. Comunque sono passati tantissimi anni nel mercato, ci sono un sacco di vitamina C, quindi cosa dobbiamo scegliere? Cosa? Vitamina C da 10 a tipo 30 di percentuale. Sto parlando pura vitamina C, che è L-ascorbic acid. Questo, come vi avevo detto, è molto fotosensibile, sensibile a, non è stabile e poi potrebbe essere molto irritante. Per cui esistono anche derivati di vitamina C. Tutti questi sono derivati. Questo c'è pro e cons. Questi derivati sono molto stabile, più stabile di l'ascorbic acid, meno irritante e poi meno sensibile a pH acido. Però non possiamo dire qual è meglio, dipende dalla vostra pelle. E poi ci sono la scelta delle aziende che qualcuno sceglie pura vitamina C e l'ascorbic acid, qualcuno usa anche tipo di derivati di vitamina C. E cosa? Vitamina C da sé è molto instabile, però quando questo vitamina C è abbinato con vitamina E, che è tocopherol, anche questo è un altro ossidante, più acido ferulico, ferulic acid, che acido si trova nei riso, semi di mela, avena, semi di mela, tutti insieme. Questo sinergia, come si dice? Hanno sinergia, quindi rende stabile questa vitamina C e poi questo ferulic acid neutralizza radicali liberi addirittura e poi potenzia tantissimo, non so, più di doppio tantissimo efficace di questi antiossidanti. Quindi nel mercato 2005 avete sicuramente sentito SkinCeuticals, in Italia non so come si dice, il famoso loro famoso prodotto, hanno formula vitamina C 15% e 1% e poi ferulic acid 0,5%. Anch'io avevo questo pregiudizio che vitamina C si va usata solo la sera, ma adesso non più. Perché
grazie a questo tipo di tecnologia formula scritto nel loro barattolo che tu puoi usare giorno e notte, però quando tu usi la mattina devi sempre mettere almeno SPF 15 crema solare. Quindi, se tu sei molto pigra, non hai voglia di mettere crema solare, ti consiglio di mettere la sera. Oh, comunque, vitamina C e vitamina C, quindi non cambia mai come una persona. Quindi, dovete consumarlo appena possibile. Io, nel mio caso, sono passati, non so, più di 6 mesi dopo apertura, di adesso è diventato un po' giallino. Quindi vi consiglio, se una volta aperto, cercate di usare più possibile, oppure condividi con la tua amica. Allora, se ha vitamina C così buono, posso usare per più fottente possibile? Gli studi hanno rivelato, sai, efficacia di tipo brightening, questo illuminante, è efficace. Comincia da 8% e poi dopo 20% diventa più irritante ma meno efficace. Quindi quello più consigliato è dal 10 e 15, intorno 10 e 15. Però anche nel mercato esiste anche 23 di tipo Amore Paspi, Aiope. Io vorrei proporre anche quel prodotto. E poi quando scegliete vitamina C, questo tipo di siero, dovete anche guardare contenitore, come vi avevo detto, è molto fotosensibile, anche aria, ossigeno, quindi un boccetto con colore opaco così, oppure più migliore sarebbe tipo airless, e poi più piccolo possibile, quindi come avete notato di solito sono 20 oppure 30. Ah, e poi se ci sono anche altri ingredienti come acido ialuronico oppure adenosina, iacina, amide, Albutin, tutti questi famosi cell community, questi, se loro mettono più ingredienti così saranno più costosi. Vitamina C da sé non è un materiale costoso, però da dove cambia? Tecnologia, know-how dell'azienda. Quindi io non vi consiglio di usare una vitamina C che costa troppo poco. E poi quando scegliete questo prodotto, se questo prodotto anche specifica questo pH, un pH acido sotto 4, dicono che fra 2,5 barra 4 è meglio, perché per assorbire bene, per queste derma deve essere questa, deve avere questa acidità. Da lì cambia molto la qualità del prodotto. Un pochino acido e poi assorbe bene e poi stabile. Ops, importantissimo, non usate insieme con questi retinolo, acido glicolico, acido salicilico. Ricapitoliamo, vitamina C, come sappiamo, di arancia, di succo di arancia va bevuta subito, quindi anche vitamina C, usatelo appena possibile. Poi quando scegliete, provate a cominciare da questo di percentuale 10 barra 15%, e poi se c'è questa formula 10, vitamina C 10 per 15% più vitamine E più ferulic acid, acido, formula d'oro, se c'è già, non so come siete, un'assicurazione. Ecco, e poi non conserva nella doccia perché doccia diventa calda, quindi anche questo è molto sensibile, anche caldo, calor, quindi sempre conservate nel fresco. E poi vitamina C. Non so, comunque questo è un argomento troppo per me chimico, è difficile a spiegare, vero? Però volevo dire, quindi è easy, adesso c'è una marea di scelta, quindi perché non provate questo tipo di prodotto di vitamina C 15% subito? E poi se tu sei pigra solo la sera e poi la mattina un altro ingrediente. Altro ingrediente sarebbe niacinamide.
Kram tovayo, annyeong. Spero che mi sono spiegata bene. Però comunque io davvero ho trovato benissimo con questo prodotto, di questo Wish Trend. Comunque non sono sponsorizzata, ma io ve lo consiglio di brutto. Però sempre la pelle è diversa, no? La tua pelle è diversa, la mia pelle è diversa, quindi a me ha funzionato, però non è detto che funziona per te. Quindi sempre la scelta è tua. E poi io tornerò con presto con un altro video. Annyeong, yeppunidel. To 봐요. 안녕.